da millenni, secoli, decenni. Anno dopo anno vi ho osservato, ho studiato il vostro modo di agire e analizzato il continuo ripetersi di fatti, eventi, accadimenti che hanno portato ora scoperte, invenzioni, conquiste favorevoli al vostro progresso, ma anche a guerre, catastrofi e stragi. Avete scrutato il passato con occhi speranzosi, con l'intento di portare a termine ciò che i vostri avi avevano iniziato. Avete scrutato il passato con occhi avidi, decisi a sottrarre la felicità altrui per aumentarne il vostro ego ed il vostro potere. Bene e male, buono e cattivo, giusto e sbagliato, ecco il problema. Fermatevi un momento e riflettete. Cosa riuscite a vedere se vi voltate indietro? Se ripercorrete le orme dei vostri antenati ritroso? Se scrutate dietro ogni evento accaduto? Cosa riuscite a vedere se guardate davanti a voi? Se vi si presenta un'occasione? Se un bel giorno decidete di salire su una nave senza sapere che affonderà? Cercate di ricordare. Ricordate la fine di tutte quelle città, milioni e miliardi di strade, milioni e miliardi di donne, di case, di terre e di paesaggi e di modi di morire. C'è tutto, ma non c'è una fine. Si srotolano davanti a voi milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e sta a voi decidere la musica da suonare. Potete suonarla voi, potete lasciare che gli altri la suonino al vostro posto, ma siete comunque voi a intraprendere la strada da seguire. Pensate che chi ruba i tasti, chi ruba la musica di qualcun altro, sia da etichettare come cattivo, malvagio, come qualcuno che sta sbagliando. Avete ragione, ve lo concedo, ma c'è un problema. Siete voi che glielo permettete. Complici inconsapevoli, complici decisi, complici. Quella infinita, immensa tastiera, è troppo grande per essere suonata da una sola persona. E voi siete troppo piccoli per mettere le vostre mani tutti quei tasti. Ed è per questo che quell'enorme potere è stato donato a tutti gli uomini. Una parte di tasti ciascuno. È stato un grande e immenso regalo, il libero arbitrio. Liberi di sognare, di partire, di tornare, di amare, di odiare, di fermarsi, di andare avanti. Liberi di vivere, liberi di morire. Alla luce di ciò, ve lo chiedo nuovamente. Ora riuscite a vederle, proprio di fronte, dietro, intorno a voi, molteplici ed illimitate le scelte. Non potete vederne la fine, ma potete vederne l'inizio. E da lì eseguire la musica della vostra vita. Una musica che ora si unisce, si mescola, ora si scontra e collide con le musiche di tutti gli altri, generando un fragoroso vortice di note che compongono quello splendido e turbolento valzer che è la vita.